Time Star TV è con Andrea Panconesi, siamo all'evento Forever It's Magic organizzato da Luisa Via Roma, che ha riunito tantissimi blogger importantissimi da tutta Italia e anche dall'estero. Ci può raccontare questo compleanno di Luisa Via Roma, questi 10 anni di e-commerce? Sì, l'idea è di fare una grande festa e di invitare i nostri amici blogger con i quali lavoriamo da almeno 2 anni. Qui a Firenze, vengono dai 4 lati del mondo, vengono dall'Australia, Brasile, Giappone, dalle Filippine, dall'America, dall'Italia e sono tutti ragazzi giovanissimi che si conoscono virtualmente perché si conoscono attraverso il web, attraverso internet, però questa è l'occasione, la prima volta che si incontrano anche fisicamente e quindi è interessante vedere come persone che arrivano dalle parti più diverse del mondo, che parlano lingue diverse, comunque comunicano attraverso un unico linguaggio che è quello della moda. Gli abbiamo messo a disposizione, ognuno di loro, un mio assistente, un parrucchiere, un truccatore, una modella. Gli abbiamo messo a disposizione un van per essere in grado di potersi spostare comodamente per la città e con l'aiuto del comune abbiamo avuto la possibilità di accedere ad alcune location storiche, la Sala Bianca, il Museo Bardini, nel quale hanno potuto fare uno shooting fotografico multibrand. Per la prima volta tutto il nostro spazio di 500 metri quadri era a loro disposizione con tutte le nuove collezioni autunno-inverno, sia uomo che donna, accessori, borse e scarpe. Quindi loro tornano a casa con il ricordo di Firenze, sperando che si siano divertiti a questa festa e anche con del lavoro fatto che potranno utilizzare a loro piacimento sui loro blog. Lei è stato citato anche da Marina Garzoni in un suo libro come pionierista nell'e-commerce. Come si sta evolvendo a suo avviso oggi, soprattutto nel settore moda? Dunque, internet ha rivoluzionato il mondo, non solo la moda, ha rivoluzionato la società, il modo di socializzare delle nuove generazioni e questo è un cambiamento storico, è un cambiamento che io paragono a quello che è successo nell'Ottocento quando è stato inventato il motore a scoppio. Prima si andava in bicicletta o a piedi o a cavallo, poi abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il motore per andare in macchina. Ecco, è cambiato il mondo. Oggi con internet è cambiato il mondo, ma ancora di più di prima, perché è cambiato non solo grazie alla tecnologia, è cambiato proprio la mentalità, il modo di vivere, di socializzare, di comunicare tra di loro. Questi sono tutti giovani che non si conoscevano e che per la prima volta si sono incontrati fisicamente, ma già si conoscevano, già avevano una stretta relazione tra di loro e anche con noi. Quindi questa è la grande rivoluzione di internet. Come vede quella che è anche l'evoluzione dei nuovi linguaggi della moda, come l'utilizzo dei cortometraggi di moda per comunicare il brand? Questa è la nuova tendenza, sicuramente la vedo benissimo, la vedo molto bene, è semplicemente un nuovo modo, una nuova tecnica per comunicare, è uno sviluppo, ma ce ne saranno altre, come ripeto siamo solo all'inizio di questa integrazione tra l'altro tra il mondo della moda che fa da catalizzatore con il cinema, con la musica, con l'arte contemporanea. Noi da sempre abbiamo cercato questo legame.